avete visto, grandi sono le novità che attendono gli amici dei Backliners. Per l'occasione la redazione vuole ringraziare i protagonisti dei tanti progetti musicali che ci hanno accolto e mettere al servizio della musica la nostra esperienza e passione per mantenere costante l'attenzione verso la professionalità di una nuova generazione di artisti. E parlando di storie, continua il nostro appuntamento con i racconti e gli aneddoti di Ugo Rapezzi per una Bologna della musica da leggere nelle pagine di Memorie di un batterista qualunque. Lo hanno definito figlio del mondo, aviatore sonoro e il suo nome d'arte è Dodo Reale. Come vere e sentite sono le note, a volte anche struggenti, dei suoi brani. Il viaggio con il secondo Festival della Musica del Macondo ci aiuta ad incontrare i Pigiama, un duo con un progetto musicale da scoprire. Conoscere un artista, musicista, scrittore, tutto quello che raccogli è Bologna, perché sì, conosci Bologna attraverso la musica e tantissimi artisti a cui naturalmente hai regalato e che ti hanno regalato tantissimo. Quindi partiamo da questa Bologna, tua Bologna. Beh, la Bologna inizia negli anni 60-70 e colgo l'occasione per dire che è appena uscito, ieri mattina è uscito un libro, dal titolo mio libro, dal titolo Memorie di un batterista qualunque, che narra queste vicende della Bologna anni 60-70 fino a metà degli anni 80, ecco. E facevo il batterista e ho suonato con le orchestre, dal Liscio a Lucio Dalla, a Orietta Berti, agli Schiantos e a tante altre cose. Ecco, in questo retroscena della tua Bologna, che cosa ti ricordi che ti rappresenta o che vorresti ricordare anche ai più giovani? Beh, la vita intellettuale, la vita goliardica e soprattutto la voglia di suonare, la voglia. E era più facile allora perché c'era lavoro, nel senso che noi musicisti venivamo pagati, era facile anche sopravvivere, non era difficile, nascevano i movimenti, nascevano le cose. Quando dico cinema, mi riferisco a quella rete di locali di terza visione nei quali l'imperativo era far casino. Innanzitutto ci si andava all'ultimo spettacolo, quello delle 22:30. All'entrata si compravano i brustolini o i burdigoni, poi nella sala si accendevano gli occhi a antinebbia perché si entrava in una nuvola di fumo. Era l'epoca in cui si poteva fumare ovunque. Trovato il posto a sedere, durante il film, generalmente a contenuto piccante, si elargivano commenti ad alta voce, preferibilmente in bolognese, rivolti alle attrici. Sochmel dautat o senza gnocca! Naturalmente, il resto del pubblico condivideva ridendo e aggiungendo ulteriori commenti culturali all'avvenimento. Questo ping pong di osservazioni era la vera colonna sonora dello spettacolo. Il ricordo di queste sale cinematografiche mi fa fare un tuffo carpiato all'indietro di 3 o 4 anni, quando si faceva fughino da scuola e si andava alle 10 al cinema Rialto, che apriva apposta a quell'ora del mattino. Lì, durante la proiezione, c'era il frastuono più totale, urli, schiamazzi, fischi e chi più ne ha più ne metta. Rammento, arrossendo di vergogna e cospargendomi di cenere alla testa per i sensi di colpa, Gnegno, l'uomo che vendeva le bibite in sala. Era bersagliato da improperi, offese la sua famiglia, colpito da fogli accartocciati, addirittura una volta fu gettato giù dalla galleria alla platea. Lo si rivide un mese dopo, imperterrito, ancora ingessato a un braccio, ma con al collo il portavivande, eroicamente a vendere i suoi prodotti.
got an Eden's mind. On the corner of my heart, it looks like it's a scar to you. Go and seek a tune. Whatever it hurt me, I know you'll find a way to get through. Diciamo che siamo due bolognesi acquisiti, però insomma ci riteniamo bolognesi, ecco, anche se Alfonso è di Reggio Calabria, io sono di origine strana, marchigiane per metà, mezzo milanese, però ci siamo conosciuti ormai sono 6 anni fa, 7 anni fa, e frequentavamo la stessa compagnia, bazzicavamo dalle parti di San Domenico, e niente, ci siamo conosciuti, Alf suonava quel tempo con un gruppo, facevano De André, quindi insomma robe di un certo livello, e io a quell'epoca non mi ricordo, forse militavo in alcuni gruppi dai nomi più strani, da Revolution Number 9 a Mantra all'Uomo Nero, e tra cui i residui dell'Uomo Nero hanno fondato un altro gruppo che si chiamano gli Stare Mesto, che saluto Bongio e Sasso, e abbiamo deciso, insomma, mi ricordo un giorno ci siamo messi a Lunetta Gamberina a suonare la chitarra, e niente, ci siamo trovati soprattutto sui Beatles, e lui le sapeva tutte a memoria, io mi sono dovuto preparare,
ho preso la discografia in MP3, me la sono ascoltata in macchina per 6 mesi e per riuscire ad andargli dietro. E adesso, secondo me, quasi sono arrivato quasi a livello, se no in certi pezzi quasi lo batto. E abbiamo, diciamo che in un delirio notturno ho deciso di chiamare Pigiama Acoustic Project, Acoustic Trio, il gruppo, emulando un altro gruppo che si chiamavano i Bermuda, e perché a me piacevano particolarmente i Bermuda Acoustic Trio, e però insomma non riuscendo ad emularli con la loro velocità pazzesca ed essendo noi più bradipi, più lenti soprattutto nell'esecuzione, mi è venuto in mente che il Pigiama insomma era l'abbigliamento giusto, insomma. Diciamo che abbiamo preferito non venire tutti perché siamo più una carovana tra collaborazioni, e tra l'altro molti sono della mia famiglia, ecco, per cui suona mia sorella Lucia, suona, canta, e poi ci sono due membri dei Grossa Grana, che è un altro gruppo, che sono Luciano Amaro e il Conte Bonazzi, che non sono i loro veri nomi, come potete immaginare. E poi ci sono state altre collaborazioni, abbiamo conosciuto tanta gente, abbiamo conosciuto bravi bassisti, bravi batteristi, e mi ricordo insomma gli annunci sul mercatino musicale, abbiamo fatto audizioni a non so quanta gente, per cui ci ritrovavamo alla fine che ci conosciamo un po' tutti, insomma, quelli che bazzicano i gruppi a Bologna. Credo che siano venuti fuori due bei pezzi che ci piacciono molto, e penso e spero che ne vengano fuori, insomma, già parlavamo l'altra sera di fare un EP, ovviamente tutto autoprodotto, ma insomma è una cosa che vedremo poi. Qui la dedica è per mia figlia che deve nascere a luglio, che si chiama Elisa, e si chiama, il titolo è Mi arrendo perché diciamo questa bambina, io mi aspetto, si è arreso, ce l'abbiamo fatta, cioè, mi aspetto che naturalmente sconvolga un po' la mia esistenza. There's more than I can see, Lord.
L'Odoreale nasce nel 2000, quindi io ho 14 anni, e li porto male. Il L'Odoreale nasce perché appunto io nel 99 parto per una prima ricognizione in Africa, in Angola, e poi ci ritorno per starci in pianta stabile fino al 2005. E lì comincio a scrivere le prime cose un po' d'odorealesche, che erano diverse da quello che scrivevo prima, e quindi per un certo periodo di tempo mi sono lammiccato la testa per capire che animale era questa cosa qui, perché non era quello che facevo prima. D'odoreale oggi è un one man band, come si dice, quindi suono con la mia chitarra, portandomi dietro ovviamente, dove non lo trovo, un proiettore con un telo da videoproiettare, quindi giro un po'. Sono un one man band strano. E spesso mi accompagno a Giancarlo Palermo, che doveva essere qui, lo saluto, ciao caro, nonché Orecchie in video occhi, due punti palpebre, e siamo appena partiti col nuovo tour. Il tour passato si chiamava Con sta crisi take it easy, che è un pezzo di Mondariz che potete vedere sul mio canale YouTube, basta cercare D'Odoreale. E quindi un pezzo della canzone che dice: con sta crisi take it easy, e take it easy un bel po', perché tanto sta crisi non passa. L'abbiamo usato un po' per il nostro tour insieme, e siamo andati un po' in giro soprattutto per l'Emilia Romagna, e adesso parte un nuovo tour il cui titolo è Mi accontento di quello che mi dai, perché appunto in Italia c'è talmente tanta ricchezza per la musica che tu vai da un gestore di locali, gli dici di mi accontento di quello che mi dai, lui ti dice ti do 1000, 2000, 3000 euro, porta anche la famiglia. Quindi siamo messi così bene che noi partiamo e Giancarlo fa il booking, come Agitorio Booking e altri artisti di Brincamus, e lui chiama e dice: c'è il nostro nuovo tour, mi accontento di quello che mi dai. Forse riusciremo a suonare, è molto bella l'Italia, a me piace molto, è un paese... Il tipo di rapporto lì è molto più diretto, cioè i ragazzi ti vedono una cosa così, vengono, ti fanno i complimenti, suonano, dici ma di dove sei, italiano? Vabbè, ok, dopo cominciano a dire Ramazzotti, Pavarotti, siamo le solite discorsi, però c'è proprio un rapporto diretto dovunque io sia andato. In Italia qualche volta vai in qualche locale dove c'è l'attenzione per il musicista, spesso ti trovi a suonare in locali dove la gente... non sta neanche zitta se uno suona, cioè non ne può fregare di meno, ma perché siamo un paese dove la musica è una cosa importante, cioè noi viviamo di musica, tutto il mondo sa che gli italiani hanno creato la musica, il pentagramma si dice forte, andante, allegretto, siamo allegri, insomma, no, il rapporto è diversissimo, sia dal punto di vista dell'opportunità, ma ripeto, anche perché io lì ero una mosca bianca, adesso magari... No, ma anche adesso, perché continua a rimanere un paese dove ci si va per fare affari, è un paese ricco, diamanti, petrolio, quindi un musicista, un cantautore o qualcosa di italiano che stia lì a fare delle sue cose, non credo ci sia, ecco. E poi è un paese in grande crescita, quindi a differenza di noi le opportunità ci sono. A differenza nostra, lì nella loro cultura loro ci credono molto. Questo fazzoletto di terra dove la mia pace è la tua guerra, la brava gente quella è il boia di stato, l'amore se rimane e dopo che ha scopato, dopo che ha consumato, scopato, in questo comprato, in questo mangiato, in questo fazzoletto di terra. Ci coltiviamo solo fiori di serra, in questo fazzoletto di cielo la pace gira armata, è un mitra il suo Vangelo, è un mitra il suo Vangelo, Africa. Ah,
intellettuali quelli sono tutti morti, la nostra storia sfila sopra una passerella oppure in uno stadio. Perché la vita è bella, perché la vita è bella, perché la vita è bella. Africa, Africa, oh yeah, yeah. Africa che in quel cielo abbiamo quasi tutto a parte il necessario e lavoriamo il doppio perché il nostro salario non può certo bastare per tutte quelle cose che sono più importanti, che sono le più buone, che sono le più buone, che sono le più buone. Africa, Africa caico e cielo, Africa caico e cielo.